Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati dal Palagasteiner per l'incontro valido per la 13ª giornata e ultima del girone d'andata, che vede appunto opposte le formazioni dell'Oaker Bolzano alla formazione del Fondi. Il Fondi rinforzato in quest'ultimo periodo dal Bolzano e reduce da una striscia positiva notevole. Ricordiamo 7 punti nelle ultime 4 partite, 7 punti partendo dal derby la settimana scorsa, vinto bene col Merano, il pareggio col Bressanone e poi le vittorie contro Fasano e Sassari, quindi un Bolzano atteso e in grande forma, anche se nel corso dell'ultima settimana non sono mancati problemi a Mario Sporcic, problemi causati dall'influenza. Gli altri anni c'era il Covid, quest'anno è proprio influenza, che hanno lasciato a letto diversi giocatori della rosa di Mario Sporcic, primo fra tutti Marco Panzic, che è stato tutta la settimana con un attacco febbrile. Marco Panzic, che è regolarmente nel roster, ma probabilmente sarà difficile vederlo in campo almeno nel corso della prima frazione di gioco. Per quanto riguarda gli altri giocatori, anche Tim Topolovec e Andrea Basic sono stati febbricitanti tutta la settimana. Per quanto riguarda la formazione del Fondi, invece, dicevamo un Fondi che si è rinforzata molto in quest'ultimo periodo grazie all'arrivo del meranese Aaron Durmalder. Il Fondi che può far valere il capocannoniere del campionato, fin qui stiamo parlando di Cagnete. Thomas Cagnete è stato il giocatore più prolifico di tutto il campionato fino a questo momento, seguito dopo di lui c'è Marco Panzic. Ma l'incontro iniziato, dirigeranno questa partita gli arbitri Zancanella e Testa. Vediamo primo attacco a favore del Bolzano, Ahumada fa girare, vediamo Valker, Udovicic e Topolovec. Quindi, come vi avevo preannunciato, sulla fascia terzina al posto di Panzic sta giocando Jonas Valker, manca anche Luis Felipe Gaeta ed è la prima rete, è Ahumada che porta avanti il Bolzano dopo 40 secondi di gioco, gran bel gol di Ahumada. Vediamo Mizzoni che adotta subito le misure forti su Cagnete, quindi è ancora al Fondi. Cagnete fa girare vediamo Frai ed è la prima parata molto bella di Pedro Hermones, grande parata Hermones. Ahumada, seconda fase svanita, quindi Turković, Bolzano si ripropone, prima parata di Pedro Hermones dopo un minuto di gioco. Gioco organizzato da parte del Bolzano. Dejan Turković fa girare a Jonas Valker, Turković ed è il gran gol di Erik Udovicic. Il Bolzano si porta sul 2-0. Ed è la seconda parata di Pedro Hermones sulla conclusione di Cagnete. Verso Frai, e questa volta era riuscito ad arrivare, ma la conclusione è stata solamente deviata, ma è finita in fondo al sacco, per cui 2-1, ha accorciato le distanze del Fondi. 2:24 sono passati. Udovicic verso Valker, ancora Udovicic, ancora verso Dejan Turković, subisce fallo Andrea Basic, gladiatorio, ricordiamo anche la sua prestazione 7 giorni fa a Merano, acciaccato, ma Andrea Basic, nonostante abbia 38 anni, è ancora tra i giocatori, tra i pivot più in forma di questo massimo campionato. Si torna indietro, Erik Udovicic scarica, tenta lo scarico dietro la schiena a Dejan Turković, ma la palla termina fuori, quindi è il Fondi che si può riportare in avanti. Fischiato passi,
Arena. Belfondi, quindi nulla di fatto, 3-17, 2-1 Bolzano. Stiamo giocando in un Palagasteiner praticamente al buio, le tribune sono senza luci, anche dalla nostra postazione facciamo fatica a leggerci il taccuino. Ahumada, ancora verso Walker, Dejan Turković, Ali Kudovic, ce l'ha dato Topolovec. Topolovec non se la sente di entrare, quindi si torna indietro, si alza il braccio del passivo. Dejan Turković, Udovicic, no, conclusione, termina sull'esterno della rete e grandissimo recupero di Ahumada, bellissima presa di pancia a una mano, ha vanificato il contropiede. 4-0-9, un paio di errori da una parte e dall'altra. Turković, uno contro uno su Cagnete, Ahumada viene steso da El Sabag, il numero 46 del Fondi. Turković, Udovicic, Topolovec tenta di girare, Udovicic verso Turković, gran gol di Erik Udovicic. Cagnete e accorcia subito il numero 27 del Fondi, si tratta di Livoli. Udovicic, Turković, la coppia di terzini, Erik Udovicic apparso in gran spolvero anche la settimana scorsa, le ultime giornate. Ancora verso Dubic, stavolta para Fagundo, prima parata di Fagundo. Vediamo Frai, si lancia ancora l'ala, ancora Cagnete, Frai, ancora verso Frai, Arena, Frai, Cagnete, ruba palla, viene, subisce l'interferenza, Dejan Turković è riuscito comunque a rubare una buona palla, voleva far partire il contropiede, ha subito il fallo, qui probabilmente ci stava un comportamento anche poco sportivo, forse ci poteva stare una decisione arbitrale, almeno un cartellino giallo se non i due minuti, però gli arbitri hanno optato per lasciar correre. Dejan Turković, Erik Udovicic subisce il fallo, tiro dai 7 metri, si guadagna un bel 7 metri, una buona opportunità per riportare il Bolzano avanti di 2, Dejan Turković contro Fagundo. Vediamo ancora Fagundo sul punto di battuta, cioè sul punto di parata, Dejan Turković non sbaglia e prima rete di giornata anche per Dejan Turković, Bolzano che va al settimo minuto sul 4-2. Cagnete, Frai, ancora Cagnete, El Sabag, Frai, ancora verso Arena, conclusione che termina fuori, Walker, la dà Ahumada, si alza Ahumada, parata di Fagundo molto bella, terzo intervento per il portiere Fagundo. Frai, Cagnete tenta di andare via, il fischio era arrivato prima, quindi si riprende con un tiro dai 9 metri a favore della formazione del Fondi. Ancora Cagnete, fa girare verso Frai, Arena, Cagnete, ancora Frai, El Sabag, ancora verso Arena. Si gira molto bene su se stesso Frai, segna la rete del 4-3. Molto bella questa rete, è riuscito
eludere l'intervento del difensore diretto, si è girato e si è presentato tutto solo davanti a Pedro Hermones, nulla ha potuto l'estremo portiere bolzanino. 4-3 Bolzano. Bolzano che conduce praticamente dall'inizio del match. Ahumada. E conclusione sbagliata di Ahumada. È la seconda conclusione che sbaglia dopo la prima rete. Ahumada ha avuto due occasioni. E tiro dai 7 metri per difesa in aria mimata dal signor Testa, difesa in aria di Andrea Basic, non si lamenta, quindi ci sta tutto. Possibilità del pareggio da parte della formazione del e Cagnete non sbaglia, quindi al 9-10 parità ripristinata. Pesano gli errori di Ahumada in questo frangente. Bolzano si è già dall'altra parte. Ancora Turković. Valker, Udovičić. Basic verso Udovičić, Valker. Dejan Turković. Parata ancora. Doppia parata di Fagundo. Doppia parata su Dejan Turković. Lascia correre tutto, tiro sul palo, palla che torna a possesso al Bolzano. Gran bella doppia parata di Fagundo in precedenza. Ha avuto la palla di portarsi più uno addirittura la formazione laziale. Ancora Turković. Fa girare verso Basic, Valker, Udovičić, gran sottomano di Udovičić. Terza rete per lui, si è già dall'altra parte, ripartenza veloce, Arena tenta l'uno contro uno, ruba palla Turković, ancora verso Udovičić, tutto solo e gol di Udovičić. Che si scontra col portiere Erik Udovičić, rimane a terra. Rimane a terra Erik Udovičić, speriamo che non si tratti di nulla di grave. Vediamo che si rialza, invece Fagundo rimane a terra. Vediamo se Udovičić, autore già di 4 reti in poco più di 10 minuti. Vediamo che va a sincerarsi anche delle condizioni di Fagundo. Con grande sportività. La dinamica, lanciato il portiere è uscito, si sono scontrati in maniera accidentale. Portiere e attaccante, ad averla peggio ci sembra proprio l'estremo difensore del Fondi. Estremo difensore del Fondi che fino a questo momento si era disimpegnato veramente molto molto bene, autore di diversi interventi, l'ultimo dei quali su una doppia parata su Dejan Turković. Vediamo che Erik Udovičić sta guadagnando il campo, camminando sulle sue gambe, sembra per il momento di non risentire di eventuali botte. Sarebbe una disdetta perdere il portiere Fagundo Garcia. Piano piano sta, viene medicato dal medico. Ricordiamo anche nel Bolzano manca
Luis Felipe Gaeta, che lo vediamo seduto in tribuna poco sotto la nostra postazione assieme al direttore generale Hannes Innerebne. Luis Felipe Gaeta, autore di una prova superba la settimana scorsa nel derby a Merano, una prova che gli è costata un infortunio alla caviglia, quindi probabilmente lo si rivedrà in campo nel mese di gennaio alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia. Dovrebbero accompagnare fuori il portiere. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Loacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Loacker. Ora più che buono. Loacker, che bontà. Si riparte, finalmente il portiere Fagundo ha lasciato il terreno di gioco al momento. De Luca verso Cagnete, è entrato Aaron Durvalder, meranese doc approdato quest'anno a Fondi. Vediamo Durvalder che riceve in questo momento da ancora Cagnete. Bellissima Kempa, gran Kempa di Frai, 6-5. Bellissima la Kempa. C'è già dall'altra parte, Fagundo ha recuperato e di nuovo tra i pali. Ed è Andrea Basic. Andrea Basic che allunga 7-5 Bolzano, Bolzano che è in superiorità numerica per circa ancora 50 secondi. Attacca Cagnete, Cagnete subisce l'intervento di Andrea Basic che si prende il cartellino giallo. Cagnete, Frai, Cagnete, El Sabag, Durvalder, grande parata Germones, contropiede Basic e Fagundo interviene ancora alla grande. Udovicic, Turković, rientrato, squadra completa. Grandissimo intervento ancora di Fagundo. Sta tenendo in piedi lui fino a questo momento la formazione del Fondi. Ricordiamo il risultato, Bolzano conduce 7-5, se ne sono andati 13 minuti nel corso della prima frazione. E Durvalder che fa girare verso Frai.
si lamenta per la palla, manca la Pece, si può ripartire. De Luca, Frei, Durwalder, ancora verso Frei, Cagnete, De Luca, Cagnete ancora, Frei, azione molto articolata. Dejan Turković impedisce la conclusione di Cagnete, ben marcato fino a questo momento, vediamo cosa succede. Si lamentano per il terreno, invece sul terreno Topolovec, si riparte, Frei, Cagnete, Durwalder, si alza il braccio del passivo, Cagnete, Cagnete verso Frei, Frei cerca di andare alla conclusione, viene bloccato, la conclusione termina dentro, ma aveva subito fallo, era già fischiato, quindi dovrebbero esserci ancora due passaggi prima di andare alla conclusione. Vediamo Frei, e grande parata di Pedro Hermones. Tenta l'uno contro uno, Jonas Valker era anche scivolato, ci potevano stare forse gli estremi dei passi anche in questo frangente, proprio per la scivolata. Turković, Udovičić, Jonas Valker, ancora verso Udovičić, Dejan Turković, Udovičić, fischiato uno sfondamento a Erik Udovičić, quindi 7-5, nulla di fatto. Frei, Durwalder bloccato da Umada, difende molto bene il Bolzano in questo momento, 15-0-1, se n'è andato esattamente metà della prima frazione di gioco. Durwalder verso Cagnete, ancora verso Frei, Cagnete, grandissimo sottomano, Cagnete accorcia 7-6. 15-18, Bolzano ha avuto la possibilità di portarsi a più 3 in un paio di circostanze, invece è stato il fondo a riportarsi di nuovo a ridosso della formazione di casa. Udovičić, Turković, passaggio per Basic, Valker non è andato a buon fine, quindi si è già dall'altra parte. Durwalder, sfondamento fischiato a Aaron Durwalder, quindi nulla, si riparte. Udovičić, Turković, golasso di Turković, gran bel gol questo di Dejan Turković, un golasso come si usa dire. 8-6 Bolzano. Partita comunque sostanzialmente equilibrata, Bolzano sempre stato avanti, è stato raggiunto su 4 pari. Zoe Mizzoni riceve 2 minuti, un po' eccessivi, anche perché ha combinato l'arbitro girato di spalle. Quindi prima inferiorità numerica del Bolzano. Si riparte. Durwalder, Frei. Aaron Durwalder, Cagnete. Interviene molto bene Ahumada. Ahumada, giocatore giovanissimo, classe 2001. Arrivato a Bolzano quest'estate. Ruba palla Umada, grandissimo, e si lancia in contropiede, la dà Turković, ed è Dejan Turković, terzo gol di Turković. Bolzano che conduce 9-6, massimo vantaggio del match, più 3 Bolzano. Cagnete, è stato un grandissimo recupero quello di Umada, grande prestazione.
1-0-8. Bolzano in inferiorità numerica, è riuscito a capitalizzare il contropiede e sbaglia El Sabag, per cui Bolzano in inferiorità numerica. Pedro voleva far partire il contropiede, ovviamente con un uomo in meno era tutto più difficile. Dejan Turković ha detto aspetta, marcamento a uomo nei confronti di Turković. Udovicic, Valker, Ahumada, 30 secondi ancora di inferiorità numerica. Dejan Turković si alza il braccio del passivo, Ahumada, bravissima Ahumada, si guadagna il rigore e 2 minuti ai danni di Cagnete. Quindi Bolzano, che in questa fase di inferiorità numerica, ancora 24 secondi, è riuscito a portare un parziale di 1-0, un rigore a 7 metri conquistato, tutto da Ahumada. E adesso Turković contro Fagundo per portare il Bolzano sul più 4. Vediamo Dejan Turković contro Facundo Garcia. E riesce, era riuscito a intervenire, ma è ancora Dejan Turković. Quarta rete per Dejan Turković al pari di Erik Udovicic. E time out chiamato dalla formazione del Fondi. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Si può ripartire? Andiamo a rivedere lo scorer fino a questo momento. Bolzano conduce 10-6 con 4 reti per parte di Erik Udovicic e di Dejan Turković, una rete Basic, una rete Ahumada. Un Fondi che comunque non sta giocando male, sta giocando alla pari. Adesso ci sono ancora 12 secondi in cui le squadre saranno parità numerica, dopodiché il Bolzano avrà 1 minuto e mezzo circa dove potrà giocare in superiorità numerica. Arena e para molto bene Hermones, contropiede Basic e Basic. Andrea Basic. Bolzano che vola sul più 5, 18 minuti e 55 secondi se ne sono andati nel corso della prima frazione di gioco. Arena e para ancora Pedro Hermones, grande parata di Hermones, quindi il Bolzano che si può... Sfondamento fischiato a Erik Udovicic su De Luca. Vediamo, esce Fagundo, ancora 43 secondi di superiorità numerica Bolzano. De Luca, Frai. Arena, Durwalder. Ancora Frai. Fischiato un intervento da 9 metri ai danni di Frai. Voleva il 7 metri. Non sono stati dello stesso avviso gli arbitri, quindi ancora Frai, Arena, El Sabag, Durwalder, Arena, si va a incartare in un vicolo, cieco, Durwalder, riceve adesso Aaron Durwalder, da verso Frai, De Luca si alza il braccio del passivo, Frai. 2 minuti ai danni di Zoe Mizzoni, ancora secondo 2 minuti per lui,
si lamenta il pivot Bolzanino. Il secondo due minuti è una... non è una bella notizia, anche perché lui è impegnato prevalentemente in difesa. Dopo 20 minuti avere già due minuti a proprio carico, per fare il primo soprattutto non ci è sembrato che ci fosse. Fischiato passi ai danni di Cagnete, Turković. Bolzano uno contro uno. Time out chiamato da Mario Sporcic. Manca 1:29 ancora di inferiorità numerica per il Bolzano. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Si riparte, mancano esattamente 9 minuti abbondanti al termine della prima frazione di gioco. Bolzano conduce 11-6. Udovičić, Bolzano in inferiorità numerica, marcamento a uomo ai danni di Dejan Turković. Balcher, Udovičić. Fischiato un intervento, poteva lasciar correre, Basic aveva già il possesso del pallone, della palla. Udovičić sbaglia l'aggancio. Jonas Valker. Frey si gira molto bene, interviene. Due minuti ai danni di Topolovec. Quindi Bolzano in doppia inferiorità numerica. E tiro dai 7 metri. Queste decisioni stanno... Adesso ricordiamo due minuti per Mizzoni, adesso Topolovec. Non sbaglia Cagnete, si riporta 11-7. La formazione ospite. Entra Rossignoli. Rossignoli ovviamente al posto di... Andiamo, Bolzano gioca, ricordiamo, in 5. Rossignoli. Ahumada. Subisce fallo, Ahumada molto positivo, meno in fase di conclusione, ma oggi soprattutto in difesa, in fase di impostazione, sta facendo una discreta partita. E gol! Dejan Turković! In 4 contro 5 il Bolzano, in 4 contro 6 il Bolzano riesce ad andare a segnare. 12-7. Grande difesa! Quinta rete di Dejan Turković. Cagnete, la dall'ala, si alza, grande parata ancora di Pedro Hermones. 12-7 più 5 Bolzano, 52 secondi ancora in cui Bolzano gioca in inferiorità numerica. Cagnete, gran conclusione. Cagnete segna, 23 minuti, se ne sono andati ancora 7. 6:50 per la precisione al termine della prima frazione.
Walker, Rossignoli, ora Walker, Dejan Turković, parata di Facundo, esce già dall'altra parte, 12-8, Frai, entra nel frattempo Mizzoni in difesa, squadra al completo. Udovicic ha subito un intervento, un infortunio, vediamo che è uscito, gli era uscito un dito probabilmente della mano, vediamo, lo stanno prontamente steccando. Subito evidentemente un pestone oppure si è incagliato, vediamo. Stanno steccando, quindi è rientrato in panchina Erik Udovicic. Quindi c'è Rossignoli, Walker. Molto bene l'intervento difensivo di Gian Mizzoni. Frai. Ancora Frai. Arena, si alza il braccio del passivo. Arena segna 12-9. Quindi torna a meno 3 la formazione del Fondi. La doppia inferiorità numerica è costata al Bolzano. Due reti, ha recuperato due reti il Fondi. Adesso a Umada, Walker, il Rossignoli. Rossignoli tutto solo, gran gol di Rossignoli, importantissimo sta rete. Gol importantissimo questo di Rossignoli. Sfondamento, si guadagna anche uno sfondo Rossignoli, lancio per Basic, subisce fallo da Cagnete, Basic, tiro dai 7 metri, difesa in aria di Cagnete, fischiato prontamente il tiro dai 7 metri. Bolzano che si è riportato di nuovo sul più 4, Dejan Turković, 25esimo, può andare a cercare di segnare la rete. Palo di Dejan Turković. ...25-37, mancano 4 minuti e mezzo al termine della partita del primo tempo. Ricordiamo, il Bolzano conduce 13-9, Bolzano che sta giocando molto bene in difesa in questo primo tempo. Arena, Frai, ancora verso Frai, Cagnete, si alza il braccio del passivo, fischiato 7 metri, questa volta ha mimato l'intervento della gamba l'arbitro, Cagnete contro Pedro Hermones. Vediamo Cagnete, Hermones, e non sbaglia Cagnete, 13-10, quindi si riporta a meno 3 la formazione del Fondi. Topolovec, Walker, Ahumada, uno contro uno di Ahumada, Walker, viene abbattuto da Frai, mancano 3 minuti, Turković, Topolovec, sfondamento fischiato ai danni di Tim Topolovec, troppo falloso il Bolzano in questa fase finale della prima frazione, mancano 2 minuti e 45 secondi al termine. Frai ancora verso Cagnete,
Speranza, Arena, ruba palla Umada, Umada si vola, Umada tutto solo, Umada subisce un fallo, Umada, vediamo, due minuti ai danni di Cagnete, secondo due minuti anche per lui. Umada era riuscito molto bene a rubare palla, a involarsi in contropiede, ha subito l'intervento, adesso c'è il tiro dai 7 metri per il Bolzano e due minuti ai danni di Cagnete. Vediamo Dejan Turković, pallone molto importante questo contro Fagundo. Dejan ha appena sbagliato un rigore, un tiro dai 7 metri pochi istanti fa. Ancora prova e non sbaglia Dejan Turković. È la sua sesta rete, dovrebbe essere così, andiamo a vedere lo scorer. Sì, sesta rete per Dejan Turković, 27-53, due minuti di gioco. Bolzano conduce 14-10. Vediamo che gli arbitri devono aggiornare il tabellone. 14-10 aggiornato, per cui si può partire. Il cronometristi Frei, Arena, Durwalder. Ancora verso Arena, tenta l'uno contro uno, Arena non sbaglia, gran gol di Arena, 14-11. Turković, vediamo Udovicic ancora in panchina, viene medicato. Turković, Topolovec nel ruolo insolito di terzino. Valcher, Dejan Turković, all'ala, Rossignoli, gran gol di Rossignoli, 2-2. Due su due per Jonas Rossignoli, uno sfondamento guadagnato. Ricordiamo che dalla settimana scorsa, anche nella trasmissione 7 metri, abbiamo proprio una apposita classifica stilata per i giovani. E gol segnato qui, Arena accorcia, quindi 15-12, 29-30, mancano poco più di 25 secondi. Turković ancora verso Rossignoli, si torna indietro, Turković 14 secondi. Si sposta Rossignoli, vediamo Dejan Turković da Topolovec. Mancano due secondi. Finisce il primo tempo. Vediamo se andranno alla conclusione. Dejan Turković prova la conclusione, il tiro franco, ma il primo tempo dovrebbe concludersi così. E infatti è Facundo che mette la palla, l'alza sopra la traversa, termina così primo tempo, vede il Bolzano avanti 15-12. Diamo la linea allo studio, le squadre vanno a prendersi una bibita e noi ci rivediamo, ci risentiamo qui fra circa 10 minuti per la seconda frazione di gioco. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
parte, Paolo. Tutto pronto per la seconda frazione di gioco. Ricordiamo 15-12 per il Bolzano. Primo possesso della formazione del Fondi. Bolzano che è condotto praticamente dall'inizio alla fine, ripreso solo sul 4-4. Poi un allungo fino a massimo di più 4, più 5 e poi sempre un vantaggio che è oscillato tra le 3 e le 4 reti. Adesso è Arena. Arena verso il pivot tunisini, d'origine tunisino, ancora Arena, subisce l'intervento, vediamo, è entrato anche Marco Panzic dopo una settimana di influenza, vediamo anche un po' dimagrito, e gran conclusione sul passivo ed è Cagnete che accorcia 15-13. Quindi primo minuto di gioco, barcamento a uomo adesso su Dejan Turković. Erik Udovičić con la mano vistosamente fasciata che è rientrato in campo anche lui. Panzic. Bolzano con la formazione base top. Questo inizio di seconda frazione di gioco. Udovičić. Si alza il braccio del passivo. Palo colpito da Marco Panzic. E si è già dall'altra parte. Arena. Accorcia, si porta 15-14. Riduce dal 14-10, dal 15-11. Parziale di 4-0 per la formazione del Fondi. Partita riaperta. Se fosse mai stata chiusa, c'è anche da dire questo. Panzic, bellissimo lancio di Panzic e subisce il fallo. Andrea Basic, si guardano gli arbitri, stavano per fischiare un due minuti, poi non lo fanno, si sono guardati tra loro, poi hanno optato per i soli 7 metri, decisione che ci può stare. C'è stato un momento di indecisione nello sguardo dei due direttori. Vediamo Turković e gol di Turković. Settima rete per lui. Ruba palla a Topolovec. Panzic. Udovičić. Erik Udovičić. Bolzano che torna più 3. Quinta rete per Udovičić. Cagnete. El Sabag, Arena ancora verso Cagnete. Frey. Gran conclusione di Arena, uno contro uno, salta due uomini, riesce a penetrare, 17-15. Ahumada trattenuto e qui ci stavano probabilmente gli estremi per i due minuti. Vistosa e plateale è stata la trattenuta ai danni di Ahumada. Panzic conclude a lato. Fagundo rimette Arena. Arena ancora contro Basic. Arena. Parziale di nuovo di 2-0 e di al quarto minuto. Sono 17-16, di nuovo tutto riaperto. Udovičić. La Basic. Andrea Basic. Basche, come lo chiamano. Terza rete anche per Andrea Basic. 18-16. 4:33 se ne sono andati nel corso della seconda frazione di gioco. Cagnete, Frey, ancora Cagnete da verso Arena, Frey, El Sabag, Cagnete,
bloccato così da Marco Panzic. Cagnete. Frey, Cagnete. Ruba palla Umada. Subisce l'intervento, nulla di fatto, si riparte. Panzic ancora verso Umada. Udovicic. Seconda fase, marcamento uomo ai danni di Dejan Turković. Panzic. Udovicic, ciao Umada. Conclusione alta, fa tutto bene questo ragazzo. Ma gli difetta un po' la conclusione quest'oggi. Cagnete. Due minuti, anche questi ci sono sembrati francamente eccessivi ai danni di Team Topolovec. Secondo, due minuti ai danni di Topolovec. Altra inferiorità numerica per il Bolzano. Questo era normale fallo di gioco. Speranza. Frey. E accorcia ulteriormente De Luca. 18 Bolzano, 17 Fondi. Fondi che rimane comunque ampiamente in partita. Esce Hermones, entra Rossignoli. Il Bolzano vuole sfruttare l'uomo di movimento in più. Dejan Turković è andato a posizionarsi all'ala. Vediamo che si sposta. Dejan Turković, Udovicic, Ceric. Sesta rete anche per lui. Sette quelle di Turković. Cagnete. E grande... grande intervento di Hermones. ...19-17 Bolzano, possesso palla Bolzano, Erik Udovicic, Marco Panzic, Marco Panzic. Prima rete per Panzic. Cagnete. Frey. La dà all'ala. E non sbaglia De Luca. 20-18. 7-34. Panzic. Ancora 10 secondi di inferiorità numerica per il Bolzano. Topolovec, Udovicic subisce l'intervento, entra anche in porta di nuovo Hermones. Marco Panzic. E gol di Udovicic. Gran bella rete questa di Turković. Ottava rete per lui. 21-18, Bolzano conduce di 3, se ne sono andati 8 minuti e 30. Cagnete. Cagnete, Frey, grandissima parata, ma fallo di Erik Udovicic, quindi tiro dai 7 metri, ancora Cagnete, cambia, entra Rothensteiner al posto di Hermones.
Cagnete contro Hermones, Cagnete contro Rothensteiner. E non sbaglia, ennesimo tiro dai 7 metri, si riporta 21-19. La formazione ospite accorcia. Udovicic, nulla di fatto, questo era un tiro dai 7 metri, era una difesa in aria, probabilmente si lamenta Erik Udovicic o era uno sfondo. Ruba palla al Bolzano, contropiede, Rossignoli, Rossignoli, uno contro uno, va via Rossignoli. Era andato via molto bene Rossignoli, si è già dall'altra parte, De Luca, De Luca, Arena. Grande parata. Rimane a terra, vediamo Arena. Nulla di fatto, si rialza, hanno fischiato gli arbitri, ma si è rialzato prontamente. Era intervenuto altra grande parata di Pedro Hermones. Ancora 20 minuti alla fine della... Udovicic, Panzic, Panzic, Topolovec, Udovicic, Panzic, Udovicic, arrivano in quattro su di lui per fermarlo. Turković si alza il braccio nel passivo. Panzic, altro intervento. E interviene Fagundo, era l'ultima conclusione, quella di Udovicic. Arena, Cagnete, e gol di Cagnete che accorcia 21-20. Il Fondi zitto zitto è sempre lì. Doppio pivot, entra Mizzoni. Bolzano tenta l'arma del doppio pivot col portiere di giocando senza portiere. Ovviamente si libera la possibilità, Dejan Turković è stato marcato a uomo fino a questo momento. Panzic, gol di Marco Panzic, un gol di una vitale importanza questo, che riporta il sfondamento fischiato e se lo guadagna Pancho Ahumada. Bolzano mantiene due gol di vantaggio, se ne sono andati 12-25. Turković, Udovicic, Marco Panzic. Ruba palla, non si accorgono che era senza portiere il Bolzano. C'era fuori Hermones, Cagnete, Frey. Ancora Cagnete, Frey. Grande parata di Hermones. Possibilità del Bolzano. Panzic, portiere riesce a toccare, contropiede e ancora Ahumada, il secondo intervento in questa partita difensivo, grande Pancho.
Mario Sporcic chiama time out. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Grande intervento di Pancia che ruba palla, 22-20, 13-28. Turković, Udovičić. Ancora Udovičić. Basić, Panzić. Lancio lungo e sbagliano la conclusione da porta a porta De Luca. Era una buona occasione per portarsi ad accorciare, quindi rimane avanti di due il Bolzano. Manca, stiamo entrando nell'ultimo quarto di gioco. Turković, Udovičić, Panzi, bravissimo Basić, si guadagna un tiro dai 7 metri. Era Udovičić, ha servito Andrea Basić. Quindi tiro dai 7 metri ed è Dejan Turković che va a cercare di realizzarlo, sarebbe un rigore importante contro Fagundo. E gol! Nona rete per Dejan Turković. 23-20 Bolzano, 14-50 nel corso della seconda frazione di gioco. Canete. Frey si gira, subisce ovviamente un intervento, quindi si riparte dai 9 metri. Frey contro Frey, Canete, gran bel gol di Canete, 23-21, capocannoniere di questo campionato, anche oggi giocatore dalle alte dote realizzative. Entra Topolovec, esce il portiere Bolzano, gioca col doppio pivot Mizzoni e Basić. Non riesce a recuperare Mizzoni il pallone, per cui niente, 23-21, tutto da rifare per il Bolzano, che ogni volta che tenta l'allungo poi commette degli errori in fase conclusiva e si riaccorcia il punteggio. Il Fondi ancora adesso ha la possibilità di portarsi meno uno. Canete, Frey, conclusione che termina sul palo, ma l'arbitro testa, fischia un intervento falloso ai danni di un giocatore del Fondi, quindi si riparte. Ancora 16-19 passati, e passi, infrazione di passi netta. Si lamenta Frey, ma ci è sembrato evidente questo intervento. Buona la decisione in questo caso degli arbitri. Turković, Udovičić, Panzić. Ricordiamo, Panzić ha giocato solamente questo secondo tempo. Grande parata di Fagundo sulla conclusione da fuori di Dejan Turković. Canete ruba palla ancora una volta, era stato bravo Ahumada,
è stato fischiato però un intervento falloso ai danni di Cagnete, per cui si riparte e time out chiamato dal Fondi. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Time out chiamato, mancano circa 13 minuti al termine, ricordiamo il risultato 23-21, time out chiamato dal Fondi. Fondi che è rimasto incollato alla partita praticamente dall'inizio, il Bolzano sempre avanti. Fondi bravo a recuperare. Cagnete sugli scudi, Bolzano grande prestazione come sempre di Dejan Turković, che ricordiamo rientrava oggi dopo non aver giocato la settimana scorsa a Merano per un infortunio alla spalla. Ma adesso entriamo nel vivo. 17 minuti se ne sono andati, quindi 13 al termine. Cagnete, De Luca, gran conclusione di De Luca, nascosto, non la vede Hermones. 23-22, si rifà sotto la formazione ospite. Fondi 23-22. Panzic. Si gira Marco Panzic. Ancora. Turković, Udovičić. Sbaglia il passaggio, lancio da porta a porta. E conclude in rete, raggiunge il pareggio la formazione del Fondi 23-23, a porta vuota al 18-17, partita completamente riaperta. Esce Mizzoni che in avanti ha avuto due palle, il Bolzano ha cercato di giocare col doppio pivot ma non gli è andata bene. Marcamento a uomo da Dejan Turković, Panzic, Udovičić, Ahumada. Difende come non può il Fondi ancora. Panzic. Bolzano irriconoscibile dopo quattro partite entusiasmanti, non ultimo il derby. Oggi fa fatica. Ahumada. Basic. Andrea Basic. Attenzione, due minuti ai danni di Basic per un fallo su Arena. 24-23 Bolzano. Altri due minuti ai danni, mancano ormai 10 minuti e 50 al termine del... Si entra negli ultimi 10 minuti di gioco. Si riparte, Cagnete, Speranza è entrato. Frey. E parata di Hermones, grande parata di Pedro, era entrato bene Frey, Hermones è entrato, è riuscito a parare al 19-30, un'altra parata importantissima, il Bolzano mantiene questo gol di vantaggio al possesso palla, ricordiamo gioca senza quell'uomo in meno, senza portiere Turković, fermato così da Frey. Panzic, Udovičić, fischiato un fallo ai danni di Udovičić. Ancora Udovičić verso Panzic. Panzic era riuscito a servire, si alza il braccio del passivo. Panzic sbaglia passaggio, lancio lungo,
da porta a porta e c'è il gol. Ha toccato il soffitto, si lamenta Mario Sporcic, vediamo. Nulla di fatto, gol convalidato, 24-24. Partita veramente dal finale incandescente. Ahumada, Turković, Udovičić, Ahumada, Udovičić. Un po' di confusione in questo frangente, 9 minuti al termine. Si alza il braccio del passivo, Udovičić, Ahumada, uno contro uno, Ahumada! Subisce un intervento Ahumada, 2 minuti ai danni. Ai danni del numero Speranza, 29. Pancio si rialza. Rimane in campo. Nonostante l'intervento del medico. Vediamo ancora Panzic. Turković. Udovičić. Erik Udovičić. 21-31. Cagnete su Panzic e Cagnete non sbaglia e riagguanta la parità, 25-25. Udovičić, Panzic, Turković, ancora Turković, Topolovec, tutto solo e sbaglia, Topolovec era tutto solo, una buona posizione, ha tirato proprio a lato e la palla adesso ce l'ha al Fondi per andare addirittura a portarsi in vantaggio, che sarebbe il primo vantaggio della partita. Cagnete, Frai, Fondi che gioca in inferiorità numerica ma senza il portiere. Arena, Cagnete, Frai, Cagnete e para! E la palla termina in porta, Fondi in vantaggio, ancora. A 27 minuti dal termine. Il Fondi si porta a condurre. A Bolzano, Turković, Dejan Turković, 10ª rete per lui, gol importante del pareggio, 23-16, squadra al completo. Partita che si è infiammata in questo finale. Frai, Arena, ancora verso il pivot, Frai, Cagnete, tutto solo Lala e non sbaglia, si riporta avanti De Luca, 23-46, Fondi conduce. Turković, Udovičić e tiro dai 7 metri fischiato ai danni di Andrea Basic. Dejan Turković contro Fagundo, 24-08, mancano 5 minuti e mezzo, 5 minuti e poco più al termine della partita. Bolzano che dopo aver condotto, Turković pareggia,
dopo aver condotto per tutta la partita, il Pondi è riuscito a riportarsi 24-35, 27 pari, Arena, Cagnete, Frey, ancora verso Arena, ancora verso Cagnete, De Luca tenta di uno contro uno, da indietro, subisce l'intervento di Mizzoni, ottimo intervento difensivo, 25esimo esatto in questo momento, si entra negli ultimi 5 minuti di gioco, il Fondi a possesso palla, 27-27, si alza il braccio del passivo, Cagnete, De Luca, grande parata, e ruba palla, molto bene, grande parata di Hermones, Bolzano riesce a prenderla, 25-23, Topolovec fa segno del pallone, Topolovec, entra Panzic, esce Topolovec, problemi a un ginocchio quanto pare, entra Jonas Rossignoli al suo posto, quindi si riparte, Panzic, ancora Panzic, Udovicic subisce l'intervento, Basic, Ahumada cerca il passaggio di Ahumada, scivola e perde palla Eric Udovicic, brutta occasione questa, manca 4 minuti e 5, Arena, Cagnete, Arena, Frey, ancora Arena, Cagnete, la da, nulla di fatto, vediamo che si lamenta Arena, si può ripartire, 26-24, 3 minuti e mezzo, ancora 2, Cagnete, Ahumada ruba un pallone, ancora lui Ahumada, in difesa è veramente un mastino oggi, questo furetto cileno chiamato Pancho, che fino a 2 anni fa non sapeva neanche cosa fosse la pallamano. Marco Panzic, Eric Udovicic, ancora Panzic, si gira da Udovicic a Basic e interviene così, subisce un fallo Basic. E c'è un tiro dai 7 metri a favore del Bolzano. Turković andrà al tiro dai 7 metri, 27-12. Vanno avanti il tempo, Turković. Dejan Turković contro Fagundo. Turković. Dejan Turković! E il Bolzano si riporta più uno, 28-27. 12esima rete per Dejan Turković, 2 minuti e mezzo, 28-27 Bolzano, 27-39, 2 minuti al termine, Bozen Bozen grida, Arena, conclusione che termina alta ma viene fischiato un fallo ai danni di Arena, quindi si riparte dai 9 metri, mancano 2 minuti di gioco esattamente. Arena, Cagnete, Arena, Frey, ancora verso Arena, Cagnete, si eleva e pareggia Cagnete, 28-28, sfondamento fischiato a Dejan Turković. Il Fondi non molla, partita di nuovo girata l'inerzia, 28-28, time out chiamato dal Fondi. La bontà è una scelta, come dedicare più tempo alle persone che amo, perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono.
Lo hacker, che bontà. Tutto pronto, si riparte, ultimo minuto e 27 secondi. Bozen grida al Palacasteiner. Fondi, che era sotto per gran parte della partita, era riuscito a rifarsi sotto, pareggiare, portarsi avanti. Adesso la palla del più uno, Frai, difende il Bolzano, molto bene, si alza braccio del passivo. Quindi braccio del passivo alzato. Terreno scivoloso, dicono. Un primo minuto di gioco. Manca un minuto. 28 pari. Possesso palla col passivo chiamato. Cagnete da indietro, un po' di confusione, era già il quarto passaggio, qui devono andare alla conclusione. Deve andare alla conclusione Cagnete, vediamo, è l'ultimo, solo il tiro viene concesso e para Erbones, la devia sopra la traversa. Quindi Bolzano ha la palla per andare a far la sua. Vediamo Mario Sporcic che chiama time out. Quindi 25 secondi ancora da giocare col time out chiamato per il Bolzano. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Lo Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Lo Hacker. Ora più che buono. Lo Hacker, che bontà. Ultimi 25 secondi, possesso Bolzano, quindi la palla per poter andare a segnare, time out chiamato, palla appena conquistata. Vediamo come se la giocherà Mario Sporcic. Rientra Pedro Ermones, anzi sì, lo lascia dentro. Rossignoli al posto di Topolovez all'ala. Turkovic, Pancic, 20 secondi al termine, Turkovic marcato a uomo, Pancic, mancano 15 secondi, Udovicic, Pancic, si alza il braccio del passivo, 5 secondi, Dejan Turkovic, para e finisce qua, finisce 28-28 la partita sull'ultima conclusione di Dejan Turkovic, era intervenuto Fagundo, un pareggio, il Fondi strappa un pari qui a Bolzano, vediamo Dejan Turkovic si lamenta, strappa un pari a Bolzano il Fondi, un Fondi che è stato in partita dall'inizio alla fine, vediamo Dejan Turkovic che si lamenta molto per l'ultimo intervento che ha subito, un fallo colpito al volto sembra, ma la partita termina qui. Una partita che ha vissuto del Bolzano avanti fino a 10 minuti dal termine, poi il Fondi era riuscito a recuperare, addirittura a portarsi avanti e alla fine è arrivato questo pareggio che comunque muove la classifica di tutte e due le squadre, per cui da Bolzano al momento è tutto, buona serata e buona pallamano a tutti.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà!